E soprattutto ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio per l'originale Final Fantasy VII. Come vedete, nello scorso episodio Yuffie ci ha rubato le materie, a parte comunque la Shinra è qui, è avuta, cioè Reno e Rude sono qui, insieme alla Shinra. Yuffie ci ha rubato le materie, siamo rimasti comunque a corto di materie qua. Praticamente comunque siamo a parte che l'abbiamo scovata io. Ok, premendo qua. Dobbiamo premere qua, credo. Questo qua è il going. Ok, si è aperta una porta, vediamo se dovrebbe essere una stanza segreta. Lasciami andare. Ehi, cosa pensi? Cosa pensi di farmi? Cosa fai, porco? Oddio, tu! Che è successo? Oh! Ma è Don Corneo! What the... Corneo? Oh! Finalmente ho una nuova pollastra! Cioè, due, oh! Due! Pure Elena hanno rapito. Cioè, Don Corneo ha rapito Elena e Yuffie. Ehi, lasciami, o te ne farò pentire. Oh. Quali sono forzieri? Ultra saetta. E sì. Inseguiamo Don Corneo. Che ci fa qui Don Corneo? Eccolo, è Corneo. Oddio. Don Corneo è il ricercato. Non me l'aspettavo che Don Corneo aveva tradito la Shinra. O mi sbaglio? Ecco, le Corneo, non fatelo scappare. Carica! Ma se stanno cercando Corneo, perché se la prendono con noi? Ma brutti figli di... Attacco con la granata. Ok, con due o tre colpi possiamo sconfiggerli. Tanto qua. Ah, a parte che questi hanno il gas ipnotizzante. Tanto prima stavo comunque tentando di registrare. Oddio, però se c'è il dormente a tutti quanti. Sarà Game Over forse, o mi sbaglio. Speriamo di no. Mina S. Oddio, Don Corneo è qui. Ok, tra l'altro il fossile l'avevo già preso qui in off-camera. Infatti perché avevo tentato comunque di registrare un paio di volte. Oh, sono Ren e Rudd. Elena. Quel Corneo è bravo a scappare, quindi davano alla... La Scimmia stava dando quella caccia al Corneo. Elena. Andiamo, Rude, possiamo quello che stanno a fare i Turks. Così mi piace. A Elena con sé e ciò ci renderà le cose un po' più difficili. E poi... Va bene, Corneo ha rapito Yuffie. Senza Yuffie non c'è modo di avere indietro le nostre materie. Non fraintendermi, non abbiamo intenzione di unirci a voi, è solo una piccola tregua tra di noi per ora. È chiaro, neanche noi abbiamo voglia di cooperare con voi. Ora puoi dirci in che intenzione, in che direzione è andato a Corneo? Che simpatico, ecco un indizio. È il luogo più elevato. Ok, ah, capito dove saranno andati.
Nel momento salvo. Io mi chiedo perché la scina stava cercando proprio Don Corneo. Quindi Don Corneo è ricercato dalla scina, chissà perché. Eccolo lì, Ruta e Reno. Finalmente sei arrivato, adesso ci dividiamo. Fate quello che volete, ma non fate del male ad Elena. Non preoccupatevi, faremo attentato con quella ragazza, Uffi. Almeno per il momento. Ok, quindi ci dividiamo. Oh, quindi si può pure andare di qua. Non perdere tempo, sai bene che il nemico non aspetterà in eterno. E ci sono nemici, ovviamente. Ci sono nemici. Questi nemici qua. Oddio, tanto stiamo diventando sempre più forti con completamente. Ok, praticamente ricercati dalla scena non eravamo soltanto noi, eravamo anche quindi ricercati. Il ricercato della scena allora era e anche Don Corneo allora. E quindi Don Corneo ha lasciato la scena. Ok, quindi è negli uffici, si trova qui. Ok, penso che si trova qui Elena Yuffi. Almeno credo. Oddio, un po' che c'è. Dragon Lens, questo è uno degli equipaggiamenti. Sito qua. Oddio, guarda quanto supporto di materie qua c'è, ci sono. Può avere. Ma peccato che Yuffi non c'è ancora resti. Oddio, c'è il fuoco. Come la estinguiamo il fuoco qua? Non possiamo proprio queste fiamme, ci dovrebbero incendiare in un istante. Con la magia bizzarra però dobbiamo anche spegnere le fiamme, anche se non credo che il ghiaccio spegne le fiamme però. Oddio, quindi non dovevamo andare di qua. Oh, eccolo lì. Liberami. Oh, che meraviglia. Proprio non riesco a crederci, forse ho trovato un nuovo hobby. Chi di loro sarà? C'era lei? Ehi, no, io sono una Deterk, se ti ordino di liberarmi subito. O forse lei? Ok. È impazzito completamente Don Corneo. Porca sotto, se l'avessi saputo prima aver preso le lezioni di alpinismo molto più seriamente. Sì, finalmente ho fatto la mia scelta, la mia compagna di stanotte sarà la più graziosa. Brutta palla di lardo, non osare scherzare con me, non tirerò mai le materie. Oh, che meraviglia, un vero zuccherino, wei wei. Ottimo, ho deciso. Oh, che cosa succede, chi è là? Oh, Cloud. E là, felice di rivedervi. Non dimmi che ci hai scordato. Non cambierai mai, vero? Pezzo di merda, stammi a sentire. Dio perdona, Sid, no. Ma chiudete il becco. Nessuno sa quanto io ho sofferto da quel momento. È una lunga storia e... Sai quanto ce ne frega? Adesso lasciale libere, oppure ti spiezzo in due proprio stile... Stile Ivan Drago.
Oh mamma, oh ma allora fate sul serio, bene, bene. Stavolta non voglio perdere, proprio perdere tempo. Perché avete ucciso il mio cucciolotto? Ora giocherete con il mio nuovo animale. Ah, sì. Ah, ecco, si tratta di quel mostro che abbiamo sconfitto nelle foglie. Ora giocherete con il mio nuovo animaletto, così non mi disturberete più, mentre mi cerco una donna. Raps, vieni qui. Che cacchio è Raps? Oh mio Dio! Porca miseria, non abbiamo neanche la materia rubo. Ok, ma se avevamo Omni forse potevamo fare rigenerazione. Dio, non togli un cacchio. Non togli un cacchio, filaga. Chiama appena 700. Qualcosa di danni, quota di scoppio. Ok, magari potrei farvi vedere la limite di livello 4 di Aerto. Oddio. Che mai gli facciamo? Oddio, Aero 3. Che sarebbe Aeroga? Quanto ha tolto Aeroga? Male che almeno Yuffie ci aveva lasciato anche la materia curativa, eh. Peccato che non abbiamo. Peccato che Yuffie non ci ha ancora restituito persino le materie dell'invocazione qua, eh. Niente, togliamo veramente poco con la magia qua. Anzi, togliamo di più con gli attacchi fisici che con la magia. Forse. Oh, pensavo che fosse una boss fight impegnativa, invece no. Cioè, volevo farvi vedere la limite di livello 4 di Aerith, ma non è stato possibile. Pensavo che questo era un anello di pace. Aspettate, solo un secondo. Silenzio. Ascoltatemi, ci vorrà solo un minuto. Perché un cattivo come me dovrebbe inginocchiarsi e chiedere pietà? È sicuro di vincere. Giusto. Eia. Aiuto, amici. Un solo passo e quelle due diventeranno carne morta. Fermo. Ma che vigliacco. Va bene. Ora dammi anche le due donne. Oddio, intendi Aerith e Tifa. Ah, ride bene chi ride ultimo. E quelli saremo noi. Che succede? Chi è là? Sono René e Rude. I Turks. Sapevi cosa ti sarebbe accaduto rubando quei dati? Ah, i dati segreti. Adesso ci prenderemo cura di te personalmente. Ma per la miseria, tutti contro di me. Tutto contro di me. Back up, Rude. Dio, stanno uccidendo Corneo. Ora al lavoro. E va bene, il mio caro Corneo, sarà molto breve, perciò ascoltami. Perché ci siamo dovuti alleare con queste persone per poterti acciuffare? Due, numero due? Tutte sbagliate. No, aspetta. Ciao, ciao, Corneo. La risposta corretta era.
Perché è il nostro lavoro. Oh, grazie infinite. Non pensavo che sareste qui, sareste venuti. Elena, non essere debole. Sei una dei Turks. Sì, signore. Grazie per l'aiuto. Sì, qui è Reno. Sì, tutto chiaro. Ce ne occupiamo subito. Era la compagnia? Già. Vogliono che troviamo Cloud. Ah, quindi anche Cloud è ricercato. Cloud e gli altri. Che si fa? No, oggi siamo fuori servizio. Ehi, ma chi se ne frega? Chi se ne frega? Toglietemi da qui. Oh, ci ha restituito le materie finalmente. Perfetto, ora le materie sono di nuovo al posto giusto. Ehi, l'ordine è tutto sbagliato. Non dici? Oh, va bene così. Non essere pignolo. E poi più o meno siamo lì. Normalmente le avrei prese a calci. Boom bang. Quel Corneo era un vero stronzo. Molto meglio mio padre che un tipo come lui. E poi alcuni dei Turk sono dei bravi ragazzi, vero? Va bene, dopo tutto li abbiamo le nostre materie. Forza ragazzi, la nostra avventura continua. Ehi, un attimo. Va bene, ecco qua. Voglio darvi questa, ragazzi. Oh, ehi, guardate. Oh, la materia sopra. Ah, quella materia che abbiamo trovato in quel forziere. Aspettatemi, non importa cosa pensate, ma io vedo con voi. La prossima volta. Ok, quindi Yuffie si è fatta perdonare, ci ha restituito le materie. Ok, credo che non c'è più niente da fare a Vuga, ritorniamo a Vuga. Che penso che non c'è più nulla da fare a Vuga, credo. Ok, credo che gli uffici hanno restituito le materie. Sì. Coraggio. Porca miseria, cioè gli uffici aveva messo l'esca Chocobo. Cioè, la materia Omni poi vicino al riparo, poi tra l'altro. Cioè, praticamente ci aveva messo anche la materia di istruzione. Aspetta. Riorganizziamo. Porca miseria. Cioè, praticamente ci aveva sballato le materie, come. Dopo che ce le ha pure restituite, oddio. E vabbè, dove si va? Credo che. Non so. Credo che si farà ritorno a Gold Saucer, credo, però non lo so. Cioè, questo. Ah no, invece dobbiamo andare al tempio degli antichi, a Gold Saucer. Poi non so. Che forse potremmo farli. Ok, riorganizziamo le materie. Ok, Cloud, se non mi sbaglio c'aveva Manipolo. Sì, vai con Manipolo. Non ricordo esattamente, comunque c'era anche la materia cura. Anzi, la materia cura la metto con Omni qua, così poi lascia. Curiamo tutta la scuola. Oddio, abbiamo anche la materia veneno, che l'ho creata a qualcun altro. Ok, veramente.
Capi Plus. Adesso comunque non ce l'avevamo comunque. C'avevamo la materia fuoco. La materia fulmine. Oddio, possiamo... Già che ci siamo, mettiamo anche la materia vita, dai. Mettiamo Raids. E poi non lo so. Che avevo più? Vabbè, va. Non so se dalla cloud o la materia Shiva. Un momento, vabbè, al momento gli do ciò come auguri che... Guarda quante materia sigillo. Vabbè, dai. Ma quello no. Clown, mentre invece... Fuoco. Come attenzione, no, ma così facciamo danni fuoco a tutti i nemici qua. E meno. Tanto la magia bio in questo Final Fantasy è la magia più potente. Guarda quanto alloggiamento di maniere abbiamo adesso, la nuova arma di City che abbiamo trovato. Morfea lo mettiamo. Oddio. Però possiamo anche mettere Kung Fu, che sarebbe caos, credo, la magia caos. Ok, assorbe MP, non so se potrebbe essere utile. Ok, Omni. Ok, la materia ruba credo che potrei darla tranquillamente a Sito. No, no, però mi sbaglio, la materia della che aveva Aerith, credo, non lo so. Non è dubbio da Aerith. Ok, però facciamo, mettiamo in pensavo, oh. Mettiamo pure Shiva. Ok, non so qual è la nostra... Qual è la prossima destinazione, la prossima visione, perché... Può darsi pure che forse dovrei fare il ritorno al Gold Souther, credo, ma non lo so. Ehi, salve, abbiamo ottime lame... Oh, quindi finalmente ci vendono le armi, che prima non ce le vendevano. Oh, finalmente non ho arma per Cloud. Qua più potente poi. Andiamo ad Clanclo. Madonna. Una pina. Oh, abbiamo fatto nuovi acquisti qua, dai. E credo che forse potrebbe pure bastare, no? Ah, peccato che però... La Murasame o... Ok, a parte che sei fiotta la Masamune. Come hanno. Ok, nuovo equipaggiamento per Clown. Tanto aumentiamo ancora con quel supporto di materia qua. So, credo che potrebbe anche bastare qua. Siamo in 24 minuti di in-camp, potrebbe anche bastare, dai. Mi chiedo, vabbè, a Vuta e non c'è il negozio di materia, perché visto che... Che Vuta era in guerra contro la Shira da tanto tempo, poi. Forse ancora in guerra, perché in questo gioco forse Vuta è ancora in guerra con la Shira.
non abbiamo mai di rimesh, no no no. Quindi niente materia qua, puta, io credo che... Perché chi conosce la storia di Final Fantasy 7, Vuto non ha mai e poi mai collaborato con la Scilla. E vabbè, dai, termina qui anche questo episodio sull'originale Final Fantasy 7. Credo che, non so, forse dovrei fare ritorno a Gold Saucer oppure no. Oppure che teoria comunque la nostra prossima tappa sarà comunque il tempio degli antichi. Ah, ecco. Ecco perché dobbiamo andare. Ecco perché dobbiamo fare il ritorno. Perché per entrare al tempio degli antichi serve la Keystone. E la Keystone, se non vi ricordate, se non avete recuperato gli episodi precedenti, la Keystone ce l'ha Dio. Quindi ecco perché dobbiamo fare per forza ritorno al God Saucer. Perché dobbiamo prendere la Keystone che possiede Dio. Quindi al prossimo episodio facciamo ritorno al God Saucer per prendere la Keystone e andare al Tempio degli Dio. Quindi termina qui anche questo episodio sull'originale Final Fantasy VII. Da vostro lavoro insieme a tutti e ci becchiamo alla prossima.